ha cercato di far uccidere la moglie e si è affidato ad un gruppo di pregiudicati calabresi che però hanno più volte fallito nell'impresa. Solo lo scrupolo di coscienza di uno dei killer designati ha permesso alla donna di salvarsi. È stato questo l'epilogo del matrimonio, durato 24 anni, di Ubaldo Tavelli, 51enne di Pompiano, e di sua moglie Antonella. Un uxoricidio più volte tentato e poi sventato dai carabinieri della compagnia di Verola Nuova, che hanno arrestato il mandante e altre 9 persone. Ma il momento purtroppo è di natura prettamente economica, un matrimonio durato 24 anni in cui la separazione ha dato origine, il marito non riconosceva al coniuge la quota parte della proprietà della casa. Perché Tavelli potesse garantirsi la casa, la morte della moglie avrebbe dovuto sembrare un incidente, e proprio questo è stato il mandato ricevuto dal gruppo di calabresi. Il primo tentativo è andato a vuoto nel giugno del 2008, quando, dopo 20 giorni di pedinamenti, uno dei componenti del gruppo calabrese ha speronato con una vettura rubata l'auto della vittima designata, che si è però salvata. Fallito anche il secondo tentativo e sicuri di essere bruciati, i Bevilacqua hanno chiesto aiuto ad un'altra persona, che però non se l'è sentita di portare a termine l'incarico e ha avvisato il padre della donna. Lui riceve questo incarico, chiaramente preso da un rimorso e da un sentimento di umanità, crediamo, lui si porta presso l'abitazione di questa donna e gli lascia un messaggio dove gli dice: sparisci perché altrimenti ti fanno fuori. Da quel momento i carabinieri si sono concentrati sul marito. All'inizio c'è stata una prima denuncia per percosse, poi abbiamo tolto l'arma detenuta legalmente al marito, dopodiché c'è stato un secondo episodio di minacce fatto sulla pubblica via, e quindi la signora sicuramente aveva un ragionevole motivo di ritenere che il marito potesse entrarci qualcosa con questi incidenti stradali molto, insomma, molto strani per la dinamica del fatto. 10 complessivamente le ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP di Brescia ed eseguite all'alba. Recentemente però la donna è stata protagonista di un nuovo incidente stradale, episodio su cui si stanno concentrando le indagini.